è stabile, insomma la temperatura è già calata, vediamo la grafica, vediamo come le nubi si distendono nel nostro territorio, il tempo è in graduale miglioramento sulle Marche con residue piogge solamente nella notte. Il clima comunque è diventato invernale e i venti spirano da settentrione. Il caldo ormai ci ha lasciato, il caldo che veniva un po' dall'Africa ormai ci ha lasciato, la temperatura si è fatta un po' più fresca, come è del resto di stagione. E adesso diamo un'occhiata subito alle notizie dei giornali a partire dal Resto del Carlino. Il Resto del Carlino che stamattina sulla pagina di Fano apre sulla incompiuta di Gimarra. È un ritorno perché il Carlino intervista l'imprenditore che ha acquistato dal fallimento tutto quello che era iniziato ma non compiuto. Si tratta di Fabrizio Sorcinelli, 66 anni, che ha acquistato per 2 milioni di euro l'ex colonia Tonnini, dove si faranno appartamenti, negozi e forse anche un supermercato. Vediamo il titolo, Incompiuta di Gimarra, parla l'immobiliarista. La tenevo d'occhio da tempo, ora rinascerà. Insomma, un'intenzione di investire soldi su questo grande complesso, insomma, si diceva che dovevano essere realizzati una trentina di appartamenti, poi adesso ci si aggiungono anche uffici, negozi, insomma, un centro direzionale commerciale che dovrebbe dare ancora più spinta, più impulso al quartiere di Gimarra. Ancora sul Resto del Carlino, una intervista all'assessore ai servizi educativi ma anche alle partecipate dal Comune, alle aziende partecipate, Samuele Mascarin, il quale risponde in tono polemico all'intervista che l'assessore al turismo e alle attività economiche Tien Lucarelli aveva rilasciato nei giorni scorsi, sempre al Resto del Carlino. L'assessore Mascarin replica al collega di giunta Lucarelli che sembrava preparare la strada, così suppone il Carlino, alla sua candidatura a sindaco. Distanze siderali tra i due assessori, ma anche tra le due appartenenze politiche sull'ASET. Lucarelli, che aveva rilanciato il dialogo con Marche Multiservizi, viene stoppato in questo caso da Mascarin che il collegamento con Marche Multiservizi ormai si sa, non ne vuole sapere, come del resto buona parte della giunta. E intanto il PD rinserra le file, dichiarazioni irrispettose, rincara la dose il neo segretario cittadino del Partito Democratico Tommaso della Dora. L'assessore al turismo a che titolo parla di fusione? Una fusione che è stata sempre arrestata dalla Giunta, nonostante che al suo interno ci fossero movimenti turbolenti, movimenti contrari ad un collegamento con Marche Multiservizi, che poi non ha partecipato nemmeno al bando per quanto riguarda il digestore. Vediamo appunto che altre aziende di grande livello hanno appunto aderito alla iniziativa. Noi Giovani contro il suo assessore, rimpasto. Insomma, oltre alla diversità di vedute tra i due assessori di cui abbiamo parlato prima, vediamo che anche un altro assessore che viene contestato è Fabiola Tonelli, assessore alla viabilità e ai lavori pubblici. Due deleghe molto importanti, insomma, e difficili anche a sostenersi. Altolà di De Benedittis a Fabiola Tonelli. De Benedittis è il presidente della lista civica Noi Giovani, a cui appunto appartiene anche la Tonelli. Non ci piace, ha detto De Benedittis, il suo modus operandi. Decide tutto da sola con risultati molto discutibili. Noi Giovani ha molto sofferto il modus operandi di questo assessore, afferma sempre De Benedittis, non condivide le decisioni e non informa nessuno, né la sua lista né la maggioranza. Entrambi siamo tenuti all'oscuro dei processi decisionali di un settore così importante come i lavori pubblici. Se fossero buone decisioni, Non avremo nulla da dire, precisa appunto De Benedittis. Invece in molte occasioni hanno avuto ripercussioni sui lavori e sui rapporti con i cittadini. Sappiamo come certe decisioni che ha assunto appunto la Tonelli hanno suscitato le proteste dei cittadini, vedi via della Trave, vedi via Negusanti, insomma diverse imposizioni che non sono state ben tollerate. E poi c'è anche qui un articolo che riguarda Viale Alighieri in Sassonia. Il pasticcio che non piace a nessuno viene definito. E dopo le proteste della Nuco Promo sulla mancanza di spazio e sicurezza per il traffico di mezzi pesanti che dovrebbero rifornire questo grande stabilimento dove si attua la lavorazione delle vongole, si lamentano anche i residenti. Aspettiamo l'incidente, interrogano appunto i residenti. C'è anche l'avvocato Seclì, l'interesse dei cittadini di camminare in sicurezza viene rinviato sine die, perché appunto si cambia il parcheggio delle auto. E Ilari della Lega, bisogna rivedere il progetto prima dell'estate, coinvolgendo tutti, quindi coinvolgendo anche le opposizioni. E passiamo a Colli al Metauro. Calcinelli, la guardia medica è un salto nel buio. Dal 1° gennaio infatti sono stati soppressi 3 turni e parlano in questo senso 2 persone. Abbiamo Giovanni Battistelli, che è un cittadino che ha sofferto di questa situazione, e parla anche l'esponente della minoranza Alessandra Cadem, che spiega come nel Consiglio Comunale dell'ultimo dell'anno precedente, quello del 22 dicembre, sono emersi alcuni disservizi che si erano già verificati. Lei stessa ha sollevato la questione, ma il sindaco e l'assessore competente hanno glissato, insomma non hanno dato una risposta soddisfacente. Che cosa è successo? È successo che la guardia medica è un salto nel buio, sono stati sospesi i servizi per 3 turni, un foglio sulla porta ha invitato i cittadini a rivolgersi così genericamente ad altra sede. La consigliere Cadem dice che è una cosa intollerabile. E a San Costanzo c'è una replica dell'assessore e vice sindaco Omar Ciani sulle proteste dei sindacati che hanno così evidenziato come non era il caso di aumentare l'IRPEF. Il vice sindaco Ciani dice l'IRPEF si paga di più quasi dappertutto. E dopo le polemiche sull'aumento dell'aliquota, dice in fin dei conti l'aumento non è così trascendentale, ogni famiglia pagherà 30 euro in più, però insomma 30 euro qua, 40 di là, 50 di là, alla fine della giostra insomma la penalizzazione si sente. A Urbino chiudono le scuole, anzi dobbiamo chiudere le scuole, se no c'è la zona rossa. È il primo cittadino, Gambini, il sindaco, che è preoccupato. Ha detto ad Acquaroli e alla Latini di aiutarci ad evitare il prevedibile disastro. Riaprire la scuola lunedì per Gambini e non è giusto, non è diciamo così, tollerabile. Sarà un disastro. Andremo in zona rossa saltando anche l'arancione. Sono molto deluso della decisione del governo. Insomma, Gambini auspicava un periodo di vacanze per fare diminuire insomma, la contagiosità del virus affinché appunto la scuola non propagasse ancora la pandemia. E poi ancora interviene sulla questione della caccia. I cinghiali, un grande danno per tutto, dice il sindaco. Qui lo vediamo ritratto in una vignetta di Giombetti, una vignetta sempre molto molto curiosa. Chi ha paura del lupo cattivo, dicono i cinghiali che si nascondono, insomma si mimetizzano in un cespuglio, mai nessuno ci dividerà tra insomma una canzonetta. Insomma, di cui ci ricordiamo quando eravamo bambini. Ridi, ridi, dice il sindaco, intanto prepara una reazione appunto da parte dei cacciatori. Infatti predispone la cattura degli esemplari alle porte della città, ma intanto i guai peggiori sono per l'agricoltura. E non possiamo non parlare della Befana. Niente carbone ai bambini, dopo tutto quello che è capitato in questi giorni, come si può penalizzare appunto i più piccoli? La vecchina di Urbania. I piccoli hanno già sofferto per questo periodo, hanno tanta pazienza e insomma dobbiamo premiarli. La 25ª festa della Befana di Urbania è stata una edizione diversa, ma gli appassionati della Befana non hanno voluto saperne di mollare. Sono arrivati da tutta Italia, come da consuetudine, e anche con mascherine a distanza, con mascherine, diciamo così, e un distanziamento tra un soggetto e l'altro, non hanno voluto perdere gli eventi proposti dalla vecchina con la scopa volante, che a Urbania, insomma, costituisce un evento di particolare importanza. I sindacati sul caso ospedale: si rispettino gli accordi fatti, CGIL, CISL e UIL compatti nel chiedere che si garantisca il ruolo di Urbino. Diamo anche un'occhiata alle pagine pesaresi sul Resto del Carlino e vediamo come la corsa ai tamponi, dopo le ultime disposizioni del governo, genera sempre confusione e qualche proteste. Assalto al drive ai tamponi, arrivano anche i carabinieri. A Pesaro un'altissima affluenza. Al test degli studenti 48 positivi su 512. La protesta di alcune famiglie è mandate via 2 ore prima della chiusura stabilita. Così qualche genitore ha chiamato anche il 112, appunto, e sono arrivate le forze dell'ordine. Comunque c'è una sorpresa. È evidente che l'ASUR, l'area vasta 1, non si aspettava ieri mattina un afflusso così massiccio di persone e quindi qualche problema è sorto. Anche a Fano un serpentone di auto, ma i tempi di attesa però sono stati molto ridotti, appena mezz'ora. La curiosità poi dei ragazzini davanti alle Befane, infatti ad accogliere i più piccoli c'erano le Befane in tuta bianca che somministravano i test a tutti. Liverani, che è il responsabile appunto di questo settore, il dottore Liverani, e questi risultati, ha detto, non rappresentano l'incidenza sulla popolazione studentesca. E lo vediamo qui, il dottor Augusto Liverani, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica e Prevenzione. A Urbino pioggia e gelo, un test fatto anche ai sani, diagnosi comunque fluide e qualcuno ha scelto il punto del sasso per evitare code a Pesaro, e quindi sono venuti anche pazienti da altre località. Pillola anti-Covid, pronti i medici a domicilio. Si tratta del Molnupiravir, una medicina, un antivirale che potrà essere somministrato nei primi sintomi della pandemia. Arrivate dunque le forniture di questa nuova medicina. Pronti i medici a domicilio, sono 40 capsule per guarire, ma serve però il consenso. Si tratta di un antivirale della Merck specifico per la SARS-CoV-2. Ecco come, quando e chi potrà assumerlo. Saranno comunque i medici USCA, cioè i camici bianchi a domicilio, i medici del pronto soccorso e forse anche i medici che stanno nelle RSA come Galantara e Macerata Feltria, che dovranno essere registrati sul portale informatizzato dell'AIFA per garantire controlli più serrati. E qui vediamo anche la direttrice del distretto di Pesaro dell'area vasta 1, Elisabetta Esposto, che risponde a qualche domanda. Quali sono le condizioni per poter ricevere il farmaco? Intanto, dice, devono essere pazienti con più di 18 anni, con un'infezione lieve o moderata, febbre, raffreddore, ma a maggior rischio di progressione verso forme severe di Covid. Insomma, deve essere somministrato all'inizio alle persone che sono abbastanza fragili. Confindustria, il nostro sì all'obbligo, pass col tampone scelta ambigua. Parla così Alessandra Baronciani, e qui vediamo un'intervista che la neopresidente della Confindustria provinciale rilascia al Resto del Carlino. Parla delle fabbriche. La situazione, dice, si sta complicando per l'aumento dei costi energetici, per la pandemia e l'inflazione, e sono delle concause queste che si sommano l'un l'altro per rendere ancora più critica la situazione del settore produttivo della provincia. costi energetici in aumento, pandemia e l'inflazione appunto che fa aumentare i prezzi. Scuola, Pesaro in presenza, Urbino in DAD. Il sindaco Ricci, non abbiamo emergenze, seguiamo il calendario. Intanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale Filisetti dice l'attività va comunque garantita. La neo-assessore che è giunta in giunta, diciamo subito così, Camilla Murgia, dopo il rimpasto attuato dal sindaco Ricci, dice il governo doveva garantire un'azione omogenea e in realtà non l'ho fatto. Infanzia e nidi resteranno chiusi fino a lunedì, ma questo era già previsto. E poi qui vediamo un articolo che interessa i cacciatori. Federcaccia ai cinghiali, ci pensiamo noi. Parla così il presidente provinciale... Il presidente regionale, scusate, della Federcaccia, Giampaolo Gori, che evidenzia i danni prodotti dalla fauna all'agricoltura per 810.000 euro e 1,4 milioni per risarcire gli incidenti. Incidenti poi che capitano anche sulle strade con grossi danni alle auto, ma anche qualche volta pericolo per i conducenti. Ci hanno rubato documenti e futuro, costretti a dormire fuori, un articolo che riguarda la vita randagia di due polacchi, si chiamano Mariusz ed Emil, nessuno ci aiuta a recuperarli, nemmeno la Caritas ce l'ha fatta, si tratta di due persone che da 9 mesi dormono sotto i porticati del centro Benelli con i loro 2 cani e dopo l'allarme lanciato da Alice Piazza proprio qualche settimana fa attraverso appunto il giornale sono arrivati i primi aiuti ma ancora non sono decisivi. Odissea per avere 2 bombole di ossigeno, un lettore racconta la sua rabbia per essersi trovato il 5 gennaio scorso senza medico di base né guardia sanitaria che potessero firmare una ricetta, insomma abbandonato. E poi una testimonianza, è l'avvocato Giovanni Orciani che ha 51 anni e non è vaccinato, ma ora con l'obbligo dovrò farlo, ha detto. Dice il legale, non sono un Novax, ho già avuto il Covid e le mie figlie hanno fatto tutti i vaccini, ho solo tanti dubbi. E qui appunto rilascia una intervista. Marchinelli, una vita intera, pane e motori. È il cittadino dell'anno, parla uno dei candidati a questo concorso, così possiamo definirlo, segretario del motoclub Benelli, nato e cresciuto davanti alla fabbrica della Moto B. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano, vediamo che si parla dei senza dimora, ovvero della povertà, quella veramente emergente, quella più dura, quelli della povertà che soffrono coloro che non hanno nemmeno un tetto sulla testa. Per i senza fissa dimora, un posto letto o un sacco a pelo, l'ambito sociale contro la povertà estrema, l'ospitalità presso il Donorione di Fano. Ci sono diverse possibilità che l'ambito ha individuato grazie alle provvidenze giunte dal Ministero. Non sono provvidenze della Befana, ma sono provvidenze del Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale, oltre 15.000 euro. Sono gruppi che collaborano, come appunto l'associazione San Paterniano che gestisce la mensa del convento dei frati Cappuccini. Poi abbiamo la Caritas, e altre associazioni, un piano di aiuti specifici per chi è in condizioni di povertà estrema, appunto qui la situazione illustrata dal Corriere Adriatico. E poi a fondo pagina vediamo un articolo che purtroppo evidenzia un lutto. Si è spenta Loredana Ciavaglia, 71 anni, colta da malore e trovata in casa senza vita dal figlio. Era molto conosciuta nell'ambiente del porto, una signora estroversa, simpatica, sempre pronta alla battuta, era stata anche attrice del dialetto fanese, aveva militato nella Polena nei primi anni appunto in cui la commedia dialettale era passata dalle parrocchie ai teatri cittadini ed era molto molto conosciuta per la sua perspicacia, per il modo diretto con cui affrontava la vita. Purtroppo è deceduta e i funerali si terranno domani alle ore 11 nella chiesa del Porto. Il Covid non spaventa le befane e i rimagi premiano i presepi. Vediamo qui tre momenti della festa della Befana celebrata a Fano nella giornata di ieri. Le befane in centro storico che distribuiscono dolciumi ai bambini, il concorso dei presepi nella chiesa di San Paolo al Vallato, dove sono intervenuti addirittura i magi, e le befane che distribuiscono i dolciumi nella cooperativa Tre Ponti. La cooperativa Tre Ponti da tanti anni che festeggia la festa della Befana ed è stato un po' il germe che poi è maturato nella grande festa di Piazza 20 settembre che purtroppo quest'anno non ha potuto tenersi appunto per il Covid. Però insomma ci sono state le befane singole che hanno distribuito appunto questi doni ai bambini. A Fossombrone ancora polemiche per la questione idrica. Pozzo Sant'Anna, c'è una causa per la decisione dell'ex sindaco. Ebbene, la precedente giunta comunale, in questo caso, ha autorizzato nella conferenza dei servizi del 23 febbraio 2018 la perforazione del pozzo di Sant'Anna, senza però chiedere nulla per quanto riguarda una variante o una presa d'atto del Consiglio Comunale. Morale della favola, tale atteggiamento a dir poco irresponsabile, dice Michele Chiarabilli, ha esposto il nostro ente ad un contenzioso con il proprietario del terreno che ora rivendica un risarcimento di 1,5 milioni di euro e non sono noccioline. Palcoscenici della bellezza, l'obiettivo su 10 comuni a Pergola, al via il progetto della Fondazione Cari Pesaro che fa dei video sui luoghi delle performance artistiche. Si tratta della seconda edizione del progetto Palcoscenico Marche, che parla di architetture, ambiente, arti nella provincia di Pesaro Urbino. Una collana di documentari che vede la direzione artistica di Lucia Ferrati e la regia di Giovanni Giardina e Mattia Tonucci del pesarese Tobe Studio, realizzata con l'AMAT e il coinvolgimento dei comuni. Santa Cecilia, rinnovato il consiglio direttivo, ecco i nomi nuovi accanto ai confermati, presidente Piccioli e segretario Nicusanti, sempre questo a Mondolfo. E vediamo anche una notizia che riguarda Senigallia. È giusto che paghi tutta la banda, si parla in questo caso di quanto è accaduto nella discoteca di Corinaldo. È giusto che paghi tutta la banda, a parlare così è Paolo Curi, che è il vedovo di Eleonora Girolimini, la donna appunto che è morta insieme ai ragazzi nella tragedia di Corinaldo, soddisfatto per la scoperta dell'8º componente del comando che ha generato appunto quel parapiglia, quella confusione che poi è sfociata nella tragedia. Vorrei, ha detto, veder punito anche chi ha autorizzato una discoteca come la Lanterna Azzurra. Non devono pagare solo i balordi che hanno spruzzato lo spray per strappare le catenine, appunto, dice Paolo Curi. Ed ora diamo un'occhiata invece alla pagina pesarese, a partire dalla situazione regionale del Covid, di cui evidenzio i provvedimenti degli open days per i non prenotati, le sedi aperte domani e domenica nell'area Vasta 1. Domani a Fano si potrà andare al Codma in via Campanella dalle 14 alle 20. Ad Urbino al bocciodromo di via Pablo Neruda 1 dalle 14 alle 20. Sono fiducioso per primavera, ma il prossimo mese sarà duro Lo dice Tempesta, il primario di rianimazione di Marche Nord. Spero di sbagliarmi, dice Michele Tempesta, 56 anni, che è dal 2016 primario di anestesia e rianimazione a Marche Nord. Con così tanti contagi è inevitabile che più pazienti arrivino da noi, ha detto il primario, e a breve saliremo da 20 a 30 posti letto, però vanno garantite altre cure. Tensione intanto allo screening, per calmare i genitori arrivano i carabinieri. Sono stati 1478 i tamponi eseguiti ieri nei vari centri, 111 gli studenti positivi. Insomma, i dati non concordano tra il Corriere Adriatico e il resto del Calino, forse sono stati presi in orari diversi. E qui vediamo la lunga fila. Vediamo questa fotografia, la lunga fila di auto che si è formata ieri mattina in attesa del turno sotto una pioggia battente. La coda arrivava fino a via Ponchielli, insomma lunghe ore di attesa. Tante famiglie in fila, anche alle ore 13 qualcuno ha iniziato però a protestare, stanco di aspettare. L'area vasta, i numeri dei contagi registrati non vanno sottovalutati. E intanto il lab per i tamponi dal 16 aprirà anche la domenica. Saranno 3 pomeriggi a settimana, ma per il consigliere regionale Biancani ancora non basta. Occorre fare di più. E qui vediamo l'ingresso del drive-in per i tamponi molecolari di via Lombardia. Anche qui lunghe file di auto. A scuola regolarmente non ci sono dietrofront, il sindaco Ricci persiste nella sua decisione, confusioni e tentennamenti, il sindaco costretto a dissipare i dubbi, ma i presidi alle prese con le nuove regole si aspettano defezioni di classe, insomma le classi non saranno complete nel suo ritorno appunto in aula dopo le festività. Vaccini sull'obbligo, ci voleva più coraggio e meno compromessi. A parlare così sono 3 rappresentanti di categoria. Vediamo Alessandra Baronciani, presidente della Confindustria. Non c'è solo il Covid, sulle aziende si addensano anche altre criticità. L'abbiamo viste prima con l'aumento delle bollette, insomma, e tutti gli altri problemi che incombono sulle aziende. E Davide Ipaso della Confcommercio, ora non si riesce più a programmare nel medio e nel lungo termine, afferma, e ancora vedremo come mettere in atto le norme, dovremo chiedere più collaborazione. E siamo giunti in conclusione, qui si ferma la nostra rassegna stampa, Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Buona giornata.